Le cose si ottengono lavorando ogni giorno, desiderandole, costruendole. Se noi pensiamo che questa città per l'ennesima volta la viene a salvare una nuova persona, un nuovo De Magistris, il nuovo Masaniello che vuole scassare tutto, e allora dobbiamo solamente andarcene, perché non cambierà mai niente. E così, se pensiamo che questo movimento possa dare, salvare Napoli, salvare altre città, non abbiamo capito niente, perché siamo noi, dobbiamo abbassare le bandiere, dobbiamo abbassare i loghi, dobbiamo smetterla di fare le fotografie. La riflessione che dobbiamo fare è su noi stessi, e come comunità e come popolazione dove vogliamo andare. Perché se noi non facciamo questo ragionamento non riusciremo mai a cambiare niente, e neanche a fare uno straccio di raccolta differenziata. E allora perciò io sono arrabbiato con questa città, io sono arrabbiato con questi comuni che continuano a pensare di avere il salvatore della patria e non mettersi in prima fila a rimboccarsi le maniche e dire: che cosa posso fare io per la mia città? Non ci sarà Roberto Fico, Alessandro Di Battista, Paola Nunes che potrà fare niente per questa città se non lo vogliamo noi tutti insieme. E allora dobbiamo, io lo dico, basta di essere tifosi. È stato bellissimo a Milano quando siamo andati all'Expo, è stato bellissimo, però quando sono arrivati i nostri pullman con i parlamentari dentro sembrava che arrivasse la nazionale di calcio, con le persone che salutavano. L'affetto è straordinario, io ve lo dico, è straordinario l'affetto, però dobbiamo sottendere sempre un ragionamento, dobbiamo stare attenti. Questo movimento non è un marchio, è un mezzo attraverso il quale noi possiamo cambiare il sistema, è uno strumento attraverso il quale noi possiamo combattere il sistema. Noi dobbiamo uscire dalla logica del vincere, del perdere, di essere i vincitori, i perdenti, basta. Questo non è lo stadio, non è il tifo. Noi per vincere tutti dobbiamo cambiare. Questo movimento è un progetto a tempo determinato, perché se tra 20 anni saremo qui ancora a parlare di Movimento 5 Stelle con lo stesso marchio, con le stesse logiche, avremo perso. È uno strumento che chiuderà il sistema, l'avremo combattuto e l'avremo vinto. Quindi c'è ognuno in questa città, a partire da noi che siamo qui, a partire da l'Unità di Napoli, da chiunque, si prenda le proprie responsabilità e la smetta di delegare, di aspettare il salvatore della patria. Non arriverà nessuno, ci siamo noi che ridiventiamo comunità, e Napoli quando diventa comunità, proprio questa città, è una delle città più forti che noi conosciamo, e voi dentro lo sapete, perché avete questo DNA, c'è questo DNA, ma ce l'hanno fatto dimenticare. Bravo. È questo il nostro DNA, guardatevi dentro, guardiamoci dentro, perché se ci viviamo con noi stessi, vedete che ci riprenderemo il comune di Napoli e tutti i comuni d'Italia.